Allora, Fabio, ripartiamo da qua, con Vittorio Zucconi, The Italian Job, come Monti fu paracadutato al potere, scrive Financial Times. Vittorio Zucconi, tutto gli si può dire, ma certo che non conosce bene il mondo anglosassone e la stampa anglosassone, anche, vorrei che tu partissi da qui, da questo titolo. E anche un po' l'inglese, non voglio dare lezioni di inglese a Alan Friedman che è americano, ma anch'io sono americano. Italian Job è un titolo pesantissimo, perché tu puoi mettere tutti gli occhiali e i sommari che vuoi, ma Italian Job presuppone qualcosa di criminale, lo sappiamo benissimo tu e io. Comunque è molto insolente come titolo, perché vuol dire che qui si sono fatte delle porcate ignobili. Questo vuol dire di Italian Job. Ciò detto, come dicono i politici, io non ho capito, perché diceva prima l'onorevole Bonafè, dice ma forse il complotto. Alan non parla di nessun complotto. Mi pare che ci sia nulla di complottistico. Non c'è neanche il colpo di Stato di cui tanto morbidamente un altro americano, stasera siamo in maggioranza, Peter Gomez, nato a New York, parlava. Io non ho capito bene, Alan, dove sia la pistola fumante. Cioè che cosa ha fatto di incostituzionale Napolitano? Quale golpe, per usare una parola che tornerà questa sera, ha compiuto preparandosi e preparando il Paese in un'estate nella quale, ti ricordo, Paul Krugman, per esempio, tanto amato, diceva l'euro è finito, la Grecia se ne va, salta l'euro, eravamo a un passo dalla Grecia. Cioè perché il Presidente della Repubblica non ha il diritto di alzare il telefono e parlare con Daniela Santanchè, con Peter, con chiunque vuole e dire che cosa facciamo se questa maggioranza che, cara onorevole Santanchè, magari l'ha chiamata, magari l'ha chiamata. No, a me non è difficile. Più, non c'è più la a maggioranza. A me è un po' difficile. Qui si è detto prima, diciamo, c'era la maggioranza, la democrazia. La democrazia. Ma la maggioranza era saltata. Il vero errore di Napolitano è stato in precedenza, quando diede a Berlusconi il tempo di rappattumare una maggioranza che non aveva più dopo l'uscita di Fini. E lui fece la famosa, come vogliamo chiamarla, caccia al tesoro, quando rimediò quei tre Scilipò. Ti ricordi che banda era? Cioè non erano proprio i personaggi, le grandi vestali della Repubblica. Mise insieme questa maggioranza che non stava in piedi, che zoppicò per mesi e mesi, mentre non era tanto lo spread, onorevole Santanchè, che è una misura relativa, cioè misura una differenza. Erano i tassi di interesse, come tu sai benissimo, Alan. I nostri tassi di interesse sui BTP stavano superando il 7%, che era la soglia della fine per noi. Quindi io posso benissimo capire, non dico che l'apprezzi, non dico che l'approvi, non trovo A, niente di criminale, B, niente di incostituzionale, C, addirittura doveroso da parte del Presidente di una Repubblica, che sarà un ex comunista, sarà stato stalinista, quello che vuoi, un Presidente della Repubblica il quale dice Madonna mia, qui sta per saltare tutto e io mi faccio trovare impreparato. Andiamo alle elezioni. Nell'autunno di quell'anno, con i tassi di interesse oltre il 7%, Alan, ma come si può dire una cosa del genere? Poi ti può stare sulle scatole, a te no, perché tu sei un giornalista. Ti chiudo con una piccolissima parentesi, ti faccio osservare una cosa. Tu dici io faccio il giornalista e sono americano, non prendo parte. Purtroppo nel nostro paese qualunque cosa tu scriva verrà usato da una parte contro l'altra o dall'altra contro una parte. Entri, anche senza volerlo, e ci sei entrato questa sera, nel ping pong politico italiano. Allora rispondi, poi sentiamo Becchi. Vittorio, ti voglio bene, ma vorrei dare una lezione del giornalismo a te in diretta qui a Piazza Pulita. Sì, di giornalismo. Ma non di inglese, perché di Italian Job ho ragione io. Io non oserei mai a criticare un titolo della Repubblica. Fai male. Perché, io sì. Perché dire che un titolo che io non ho scritto dal Financial Times è insolente, forse ti dà più fastidio il fatto che dalla bocca del tuo padrone, Carlo De Benedetti, lo scoop è finito nel Corriere della Sera. Scusami, numero uno. Numero due. Hai visto? Hai visto che ti applaude? Hai non visto mi la importa, conferma di quello perché che dico? Numero due, stai giocando alla tu politica? Parli di applauso come io fossi italiano. Forse tu, giornalista italiano, pensa che un giornalista deve schierarsi politicamente. E forse questo è il tuo modo di pensare. Tu fai un servizio anche senza volerlo. No, io dico una cosa. La mia formazione, che trovo assolutamente, non solo al Financial Times, ma anche nel Corriere di Ferruccio De Bortoli, è che il ruolo di un giornalista è di scoprire, indagare, documentare e pubblicare, e quello che accade dopo non è problema mio. Non ti arrabbiare che siamo anziani, no, poi ma siamo mi hai male. Fatto un pochettino
sono leggermente infastidito. No, fai male perché non hai capito quello che ho detto. Sono leggermente infastidito. Senza volere tu sei entrato nel gioco politico. Un po' provinciale. Senza volere sei io entrato nel gioco politico. Io non ho accusato nessuno di nessun complotto. Infatti. Io in modo pacato ho documentato i fatti. Non tanto più vogliamo pacato. Vogliamo parlare dei fatti? Non tanto più pacato. I fatti sono questi. I fatti sono questi, ho stima per Monti, ho stima per Napolitano, non ho stima per Letta, ma questo è un altro discorso. Ok, alla fine della fiera... Non hai stima per De Benedetti? De Benedetti è uno degli imprenditori che ha fatto storia in questo paese, ha i suoi pregi e difetti. Naturalmente, okay? Come li hai anche tu. Non siamo qui a parlare di De Benedetti, stiamo più... No, sei tu che hai detto il pompadrone. Ma tu hai cominciato a dirmi che ho fatto qualche cosa giornalisticamente scorretto. No. Non l'ho mai detto. Il Financial Times ha fatto. Forse, ah, The Italian Job fa schifo. The Italian Job fa schifo come ma titolo. Ma quello è il tuo parere. No, caro, quello è il tuo bene. Parere. Non sono qui. Secondo me è un depistaggio, una distrazione a discutere il titolo del Financial Times. Questo non è il punto. Il punto è diverso. Il punto è, quali sono i fatti? Allora, un fatto documentato dalla stessa bocca di Mario Monti è che nel giugno e luglio del 2011, come ho chiesto a lui, vuol smentire che in modo esplicito o le ha fatto capire il presidente Napolitano che ha prospettato a lei il posto di Berlusconi nel giugno-luglio 2011? E lui, dopo quattro volte che l'ho chiesto, un po' chiamiamo frastornato, un po' stanco, un po' contrite, con quella faccia così, mi dice sì. Sì, mi ha dato segnale in quel senso. Per me quella è una conferma di quello che De Benedetti e Prodi hanno detto, perché lui stesso ha confermato.